Ciao a tutte ragazze, questo è il video che faccio sul blush Pantone, il blush che Sephora ha fatto in collaborazione con la Pantone Universe. Che cos'è la Pantone Universe? Adesso vi faccio vedere un attimo al volo questo. Ho il computer con me e c'è la pagina appunto di Wikipedia, che adesso io vi faccio scorrere per farvi vedere un pochino di che cosa si tratta. Allora, vi leggo intanto la descrizione di Pantone. Pantone Inc. è un'azienda statunitense che si occupa principalmente di tecnologie per la grafica e la catalogazione dei colori e della produzione del sistema di identificazione di colori per la grafica, divenuto standard internazionale per quanto riguarda la grafica. Ultimamente viene utilizzato anche per gestire i colori nel mondo dell'industria e della chimica, perciò stiamo parlando proprio di una multinazionale veramente grande. L'azienda è stata acquisita per la cifra di 180 milioni di dollari dal colosso americano X-Rite, che si occupa anch'esso del sistema di classificazione dei colori e di materiale fotografico per il mondo della farmaceutica e dei rilievi fotogrammetrici. Se non c'era la papera non era un mio video. Allora, il Pantone Matching System, il sistema Pantone è stato messo a punto dagli anni 50 per poter classificare i colori e tradurli nel sistema di stampa e quadricromia CMYK, ciano, magenta, giallo e nero, che sono i colori quelli per creare appunto i colori, semplicemente grazie a un codice, grazie ad una sorta di libro denominato in italiano mazzetta. E in effetti io conoscevo il Pantone, chiamato volgarmente Pantone, proprio perché, voi sapete, io ho lavorato tanto in un negozio di abbigliamento e è stato ristrutturato più volte, e io mi ricordo bene il mio datore di lavoro Elio, che saluto, con questa bella mazzetta di colori che lui chiamava appunto Pantone, il famoso Pantone, per poter così scegliere in base a questo campionario, diciamo, di colori, il colore più adatto, non so, per le mura. Perché per esempio per un colore, il bianco, ci sono tantissime varianti con tantissime sfumature, i bianchi che danno più sul grigio, come voi sapete anche i bianchi che danno un pochino sull'azzurro, insomma diverse, di un bianco non si può dire bianco, ci sono veramente di ogni colore tantissime sfumature. Allora, qui intanto vi faccio vedere, cioè, visto che ci sono gli europei, olimpiadi, insomma, senso della patria, qui ci sta appunto l'esempio della bandiera italiana per i colori del Pantone, e è stato scelto il Fern Green, appunto sotto c'è la denominazione anche del colore del verde, il Bright White e lo Scarlet Red, e questi tre colori, ecco, voi, io vi invito ad andare a vedere la pagina appunto di Wikipedia, così sapete, basta digitare Pantone Wikipedia e vi esce fuori proprio la descrizione. Poi qua sotto, e questa è la cosa bella, ci sono tutti i colori dell'anno, perché qui c'è scritto che in Italia il nome Pantone, spesso plurale Pantoni appunto, si riferisce ad un particolare tipo di pennarelli professionali, i Tria, dell'azienda inglese Letraset, ok? E l'etimologia si riferisce al fatto che sono stati i primi ed unici pennarelli in commercio a utilizzare un esclusivo marchio Pantone e il Pantone Matching System per gestire il proprio catalogo, cioè si sono avvalsi proprio di questo sistema della Pantone. Colori dell'anno: ogni anno a partire dal 2000 Pantone sceglie un colore come rappresentativo dell'anno stesso, e qui ci sono tutti gli esempi degli anni, cioè a partire dal 2000, 2001, 2002, 2003. Io vi consiglio di andarveli a vedere, che sono proprio carini. Non so, vi prendo per esempio il 2009, trovate il colore Mimosa, appunto il giallo, fino ad arrivare giù appunto al 2012, ed è stato scelto il colore Tangerine Tango. Ok, questa era una breve parentesi per farvi capire di che cosa stiamo parlando. E appunto Sephora in America, ripeto, perché qui in Italia ancora non è uscita, non si sa se uscirà, hanno fatto questa collaborazione appunto con Pantone e hanno voluto ricreare questi blush, questa serie comunque cosmetica, proprio in base al colore dell'anno, che è il Tangerine Tango. Adesso vi faccio vedere bene la scatola, l'avete già vista da Lucy, perché questa ve l'ha mandato Lucy, che ringrazio ancora tantissimo, perché è una cosa veramente
bellissima, mi piace tantissimo, lo sai, mi devi stare a ridire. Allora, intanto vi faccio vedere qua gli swatch, sperando che insomma si veda bene. Questa è la parte luminosa, ci sono degli shimmer oro che però ben sfumati non si vedono tantissimo come si nota qui, e questa è la parte matte che adesso è leggermente l'ho messo in maniera leggera perché veramente, cioè ragazzi, a sfiorarlo guardate che cos'è. Allora, come definire il colore Pantone, il colore Tangerine Tango, scusate. Io purtroppo non ho dupe, ripeto, l'ho già detto in un altro video, però voi potete tranquillamente orientarvi col color salmone. Cioè, il color salmone è un arancio piuttosto rosato, cioè una punta di rosa, ecco. Definirvi il colore proprio Tangerine Tango è questo, il color salmone. Non potete assolutamente sbagliare col color salmone. Voi calcolate un arancio con una puntina di rosa. Potete anche riprodurlo voi, potete mixare due blush, un blush proprio sull'arancio carico, un arancio con un sottotono grigio e un rosa, e andare così a ricreare il vostro colore Pantone, perché ecco, non è difficile riproporre il colore Pantone. Se lo trovate in altre marche, bene, sicuramente ci sarà qualcosa di simile, però ecco, se non lo avete e volete ricrearlo, o shimmer o matte, usate quello che avete a casa, andate a mischiare un arancio a un rosa e otterrete così questa sfumatura color salmone. Cioè, se posso definirvi il colore Pantone, è un color salmone. E basta ragazzi, vi faccio vedere un attimino un'altra volta come è composto il blush. È così, ecco, per le appassionate vi faccio vedere anche, non so, l'inci, sperando che metta più su come si può arrivare ad ottenere per esempio proprio il colore matte. Non so chi di voi a casa si ritrova il blush numero 30, Secret It Girl della Essence Silk Blush Touch, questo qui. Come potete vedere è un arancio piuttosto grigio, insomma, come vedete il Pantone è un pochino rosato. Se voi andate a mischiare con questo, per esempio questo qui che è un rosa, ed è un rosa a caso, il Rose Rebel 01 di Sephora, vi faccio vedere, ecco questo, più il Rose Rebel, una puntina, andiamo a prendere il Pantone e come vedete siamo praticamente lì. Ecco, magari ho preso troppo Rose Rebel, andiamo a prendere un altro pochino dell'arancio, come vedete ci siamo ragazze. Ripeto, vi ritrovate un blush arancio e uno rosa, mischiateli insieme. Ecco, qua dentro praticamente mi si è formato al centro un pochino di blush Pantone. Vedete ragazze, non è difficile arrivare a quel colore. Ecco, guardate, sbocciate sulla mano, sono identici. Perciò, intanto, se volete prendere proprio questi, il Rose Rebel, lo 01 dei blush di Sephora, e questo di Essence, il 30 Secret Girl, li andate a mischiare insieme e fate praticamente la parte matte del Pantone. E basta ragazzi, più di questo dupe non so che tirarvi fuori, perché effettivamente è difficile andare alla caccia del dupe perfetto, ma se avete questi due li andate a mischiare insieme e fate la parte matte. Logicamente, se andate a trovare gli stessi colori shimmer, otterrete l'arancio shimmer, poi regolatevi da quello matte, insomma. Spero di esservi stata utile, vi mando un bacio e al prossimo video, ciao ciao!